le 10:30 scarse, finita la cena, il maestro Canello, che aveva un altro impegno in un altro veglione, barò bassamente annunciando al microfono: attenzione, mancano 3 minuti a mezzanotte, rimettete gli orologi, preparate lo spumante. Aspettate. Meno 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E mezzanotte, auguri, auguri. Fantozzi, ma dove si era cacciato? È tutta la sera che la cerco. Facciamo un brindisi. Buon anno. Auguri a tutti. Auguri. Buon anno. Auguri, auguri. Signor Fantozzi, si è fatto male. Non mi rovini la serata, per carità. Niente. Non mi sono fatto niente. Meno niente? Male. Solo un niente. Po'. Niente. E allora allegria! Musica, musica, evviva! All'1:30, ora illegale del maestro Canello, vale a dire alla mezzanotte reale, la città salutò esplodendo l'anno nuovo. Ma io faccio l'1:30. Ma... 1:30? Ma allora c'hanno... Vabbè. Ah, è lo stesso, allegria! Andiamo tutti a casa mia, ho una bottiglia nuova di Prunella Pallor! Tutti a casa Fantozzi, via! Auguri, aia! Viene nella mia macchina? Ho 7 posti liberi! Attenti sotto! Buttate, buttate! Buttate! Anno nuovo, roba nuova! Attenti alla destra! Buon anno! Beh, io quasi quasi la lascio parcheggiata qui.